Passiamo alla macro categoria studi e boutique legali e professionali, categoria diritto amministrativo. Il premio è quello di Team Legale dell'Anno, boutique di eccellenza diritto amministrativo. La motivazione: per l'ampia preparazione, la professionalità, la concretezza e la celerità nel servizio offerto al cliente, per le soluzioni pratiche e tempestive che garantiscono sempre un supporto efficace. The winner is Studio Legale Brugnoletti Associati. E con me sul palco sta arrivando, quindi lo invito a raggiungermi, Massimiliano Brugnoletti, titolare. Benvenuto. Buongiorno. E complimenti. Buongiorno, grazie. Subito grazie. I complimenti, prego, si avvicini pure al premio. Giustamente il vostro riconoscimento, Studio Legale Brugnoletti Associati, lo mostriamo alla nostra telecamera e alla platea per le foto di rito. E adesso la invito a accomodarsi, lo lasci pure lì il premio, così almeno non l'è di impiccio, poi naturalmente è vostro. Allora, complimenti. Grazie. L'abbiamo già detto, però insomma lo ripeto anche più volte perché è un periodo un po' particolare, soprattutto è un periodo da cui stiamo uscendo, il periodo da cui stiamo uscendo. Sì. Che cosa significa questo premio per voi? Beh, un riconoscimento dell'attività che abbiamo fatto in questi anni. Noi abbiamo uno studio sia a Roma che a Milano, che è presente lo studio di Milano. È il coronamento di un'attività fatta in questo periodo. Mi piace la motivazione, gli aggettivi concretezza e velocità di risposta, perché io provengo dall'azienda privata, siamo consulenti di molte aziende private e ne conosco un po' le dinamiche, per cui quando facciamo consulenza, quando facciamo anche il giudiziale, siamo molto attenti ad essere concreti. Spesso della concretezza ci dimentichiamo, certo, di essere veramente efficaci. Io, per me è un pallino, per cui il fatto che abbiate colto queste due attenzioni, velocità e concretezza, mi colpisce molto e ne sono molto contento e fiero, perché è la mia linea di condotta. Noi abbiamo un motto di studio che è il demandar precorre, cioè tentando anche di precorrere le domande che le aziende probabilmente hanno in testa ma non te le fanno, perché magari hanno la loro linea di business, certo, a cui pensare. Certo. Insomma, è un po' il concetto di lungimiranza, però ancora più allargato, non solo la vostra lungimiranza, capire cosa potete proporre, ma quello che vogliono ovviamente i clienti. Assolutamente sì. Se si riesce poi a mettere insieme tutti questi elementi, si arriva ad ottenere questo risultato che volutamente è stato messo nella motivazione. Supporto efficace. Sì. Beh, la parola supporto anche è simbolica per questo periodo che abbiamo vissuto, chiaramente, perché ce n'è voluto ancora di più. Sì, noi abbiamo vissuto questo periodo accanto alle aziende da privilegiati, tra virgolette, perché noi lavoriamo negli appalti pubblici e le nostre imprese, presenti soprattutto in sanità, hanno avuto un surplus di lavoro, hanno dovuto ridefinire i loro protocolli, hanno dovuto ridefinire i rapporti contrattuali, e per noi è stato un anno di lavoro ulteriore e maggiore rispetto a quelli precedenti. Carichi anche in una responsabilità, noi abbiamo visto, le modifiche contrattuali, appalti aggiudicati anche al telefono, cioè abbiamo vissuto sulla pelle quello che è accaduto questo anno, stiamo vedendo dei grandi sforzi che hanno fatto sia le imprese che la pubblica amministrazione, vediamo l'uscita del tunnel e ne siamo contenti e ci aspetta una stagione molto importante. Infatti volevo arrivare lì, insomma, che cosa vi attendete, quali sono le sfide che avete già comunque messo in conto per il futuro? Noi stiamo lavorando moltissimo sul PNRR, quindi sul piano di ripartenza e resilienza del governo. Abbiamo già in mente tanti rapporti con pubblica amministrazione e con imprese. La sfida è grande perché l'Italia non è abituata a utilizzare i fondi europei, abbiamo percentuali bassissime, quindi l'esigenza della pubblica amministrazione è quella di essere più efficaci rispetto al passato e delle imprese di essere strumentali e di aiuto alla pubblica amministrazione, perché se non siamo tutti bravi e guardandoci così, guardando più al bene comune che non al proprio interesse personale, sia da parte pubblica che privata che consulenti, credo che riusciamo a ottenere l'obiettivo, e questo è l'unico modo per ottenerlo. Certo, beh, infatti questa sfida è enorme, soprattutto per il vostro ambito, quindi speriamo che l'Italia sappia affrontarla come poi è nel suo DNA, perché a volte non sappiamo sfruttare, no, al meglio le nostre risorse, sì, che ci sono, credo. Noi siamo molto bravi nei momenti di emergenza. Sì. Probabilmente questo momento di emergenza rifarà risalire la nostra capacità
anche far emergere magari quella più strutturale, mettiamola così, sì. No? Soprattutto poi in questo caso quando parliamo di recovery fund serve, quindi però dai, tutti insieme forse abbiamo imparato ad accelerare anche su questi processi. E beh, l'anno prossimo allora dovete essere qui per raccontarci come sta andando il, come dire, la gestione del piano di resilienza e resistenza del volentieri, governo. Volentieri, questo è il quarto anno che siamo qui presenti, quindi, sia come studio, sia personalmente, sono stato anche primato una volta, per noi è, ripeto, è un coronamento di un percorso che stiamo facendo tutti insieme come team, di cui siamo molto orgogliosi. E quindi vabbè, ci vedremo anche per il quinto anno, mettiamola così, buon auspicio, serve questo ottimismo. Grazie mille a lei, Massimiliano Brugnoletti, titolare studio legale Brugnoletti Associati, a cui va questo premio che può adesso prendere. Naturalmente complimenti a tutto il team, visto che il premio è quello proprio di team legale dell'anno, boutique di eccellenza. Grazie di nuovo. Grazie.